Due ospiti del CRAS che ormai resteranno con noi sono un muflone ed un camoscio che sono arrivati da noi da piccoli e purtroppo hanno dovuto subire l'amputazione, uno di un arto anteriore, il muflone, e il camoscio di un arto posteriore, che erano messi male in necrosi. Ambrogio è arrivato qui al CRAS quando era ancora piccolissimo. Mi sono presa molto cura di lui perché da solo non ce l'avrebbe fatta. Lui è Ambrogio, è un camoscino di circa un anno. È arrivato al nostro CRAS, era del nord, perché i cacciatori l'avevano sparato. Il giovane camoscio Ambrogio è arrivato nel nostro centro con una necrosi a un arto posteriore causata da un proiettile durante il tempo di caccia e con una frattura a un arto anteriore. Il nostro camoscio Ambrogio non è più in condizioni di essere rimesso in ambiente selvatico. E questa è la casa del nostro Ambrogio. Come vedete, è guarito bene. Rimarrà per sempre qui al CRAS e avrà tantissimo spazio dove vivere. Adesso è libero nel nostro recinto. La fortuna di questo CRAS è avere dei recinti che circondano anche veri e propri boschi in cui possono essere tenuti sotto controllo questi animali che non possono più essere messi in libertà. Quando si è rimessi in forze siamo riusciti a liberarlo in questo bosco e l'abbiamo visto correre fuori veloce dalla sua cassa e a curiosare dietro ogni albero. Quasi ogni giorno vengo nel bosco a cercarlo e devo dire che da quando è qui è veramente innato. Il CRAS è molto importante perché gli animali selvatici che troviamo in natura non sono come gli animali domestici abituati col contatto con l'uomo, quindi non conosce gli ambienti chiusi di un veterinario, e ritengo molto importante questa funzione sia sociale che anche dal punto di vista del tecnico, perché in questo modo ci sono le migliori condizioni e situazioni per poter aiutare questi animali in difficoltà. Ecco. Si sono ripresi benissimo, non bene. Vedrete le immagini come corrono nel bosco e anche loro resteranno con noi. Li abbiamo liberati in un ampio recinto, in un castagneto, dove fanno la loro vita. Anzi, si sono imbrancati tra mufloni, camosci, caprioli e per ora vanno d'accordo tutti. Bambini, rispettate gli animali del bosco e prendetevi cura dell'ambiente in cui viviamo. Siamo noi il futuro di questo pianeta.